Buonasera signore e signori, sono tornato, esce 88 con la parte numero 6 della guida Pokémon Light e Yellow. Allora, scusate per intanto per trovarvi un Oddish a livello 13 che ho allenato e catturato prima e per la mia mancata assenza, ma purtroppo dovete dare la colpa a Maria Star Germini che praticamente a noi scuole dell'alberghiero ci fa praticamente fare degli stage durante l'anno e quindi questi stage si tramutano in lavoro, poi lavoro sfruttamento e lo sfruttamento ovvero non farmi fare le guide e tornare raramente a casa. Quindi adesso che oggi sono ritornato è tempo per sfidare Misty, la seconda capopalestra di Pokémon Latinello. Con Oddish per ora sto facendo di tutto. A battere Staryu è la mia prima cosa. Ho deciso di prendere Oddish perché almeno terminerò con poi l'aggiunta, se li trovo, di Growlithe oppure Vulpix e di Kabuto e Kabutops della mia squadra. Così avrò un Pokémon per tipo e non avrò nessun problema alla Lega Pokémon, dato che i Pokémon saranno veramente molto alti. Allora, Oddish qui, dopo aver battuto Staryu, riceve abbastanza punti esperienza da salire a livello 14 e imparare Poison Power, Poison Powder, sì. E io diciamo, ho intrapreso una tattica, quella di far avvelenare Starmie con Oddish, dato che comunque sia ho l'attacco ripresa Starmie e mi dà abbastanza noia. E quindi con Poison Powder riuscirò, almeno spero, a togliergli abbastanza da terminarlo con Pikachu. Allora, andando PG8, dato che Oddish è stato fatto fuori, vediamo se ce la faccio magari solo con lui. Water Pulse, niente, quindi mandiamo Pikachu. Ancora Starmie, che è Hurt with the Poison, quindi avvelenato, e muore praticamente. Pikachu si ritrova in mezzo alla mischia, riesce, diciamo, a batterlo, ma non è stata nemmeno colpa sua e arriva a livello 20. Tenta di imparare Slam, ma io non glielo faccio apprendere. E Misty ci darà anche la Bulla Beige, mi pare di averla visto, la Cascate Beige, insomma la seconda nostra medaglia, la MT-03 che contiene Hydro Pulsar o Water Pulse come scritto in inglese. Allora, qua vado subito al Pokémon Center, al Pokémon Market, prima cosa perché devo prendere qualche pozione e super pozione, paralizzanti, awakening e antidoti. Qua hanno portato i repellenti, quindi me ne serviranno abbastanza. Prendiamo 4 Pokéball da tenere in totale sicurezza. Allora, saliamo. Allora, qua è aperta la casa, qui parlando con un avventuriero ci dirà che uno del Team Rocket ha svaligiato la casa prendendo una MT molto importante sia per noi che per loro, che contiene Fossa. Quindi la nostra priorità adesso è abbattere questo membro del Team Rocket, lo avveleno con Poison Power e poi utilizzo Absorb, sempre con Oddish, dato che ha bisogno di essere allenato. Mi pare se non in questa ma nella prossima puntata si dovrà evolvere in Gloom, un Pokémon davvero molto efficace a parer mio contro questa versione. Adesso manderà Drowsy, utilizza Headbutt, ecco non gli sto togliendo niente, quindi preferisco mandare Pikachu. Utilizzo Tuono Shock e non gli faccio niente. Proviamo magari, ecco, utilizza anche Disable, però con un Mega Punch riesco ad abbatterlo, Drowsy. Ok, allora, la MT-28 è stata recuperata, quella che contiene Fossa, se ne va via il membro del Team Rocket, e quindi possiamo andare avanti. È inutile che gliela riconsegnate, tanto non ve la richiederà, e poi voi state zitti, vi ha regalato un MT molto potente. Questa invece è la pensione Pokémon, se volete allevare uno o due dei vostri Pokémon, quindi utilizziamo il sottopassaggio, dato che se vi ricordavate la via per Zafferanopoli è chiusa. Bene, Underground Path, e siamo sul Route 6, percorso 6, prima di arrivare a Aranciopoli. Allora, qua ci sono un po' di allenatori che andrebbero sfidati, quindi facciamolo, così PG8 sale anche a livello 20, però gli faccio imparare Whirlwind, che sarebbe Turbine. Utilizza ancora Gust, insomma, che sarebbe l'attacco Rafika. Ancora una volta. Benissimo. Allora, ho stoppato e sono ritornato.
perché ho allenato, cioè ho affrontato con gli allenatori, vi farò vedere che volevo mandare avanti PG8, l'ho battuti, avevano un Squirtle e un Nidoran mi pare, ora non me li ricordo bene, comunque sia, sono facili da abbattere. Allora questo avrà un Butterfree a livello 20 che insomma mi dà un po' noia, ma con due gas di PG8 riesco a sconfiggerlo. Quindi scendiamo in basso. Allora, non tanto questa, ma quanto la seconda avrà un Raticate, l'evoluzione di Rattata. Quindi dovrò mettere Mankey davanti, altrimenti PG8 me lo fa fuori immediatamente. Allora, andiamo avanti. Pikachu contro questo PG. Ancora un altro PG. Bene, viene abbattuto. Ok. Allora, mandiamo avanti Mankey, così almeno lo abbattiamo. Ah, ecco, preciso, ha uno Spiro, utilizziamo Mega Kick e Mankey grandissimo, sale anche a livello 19. E poi eccolo qua, Raticate, utilizziamo Karate Chop e vedete che è anche super efficace, quindi non abbiamo problemi. Scendiamo ancora giù e arriviamo finalmente a Vermilion City, ovvero Aranciopoli. Prima però una pausa caffè al Pokémon Center. Allora, su questa casa qui a sinistra troveremo questo pescatore che ci darà anche l'Old Rod, insomma, che sarebbe vecchio amo vecchio, per pescare assolutamente niente, perché troverete Magikarp. E qui invece c'è il Pokémon Fans Club. Entriamoci e parliamo con questo signore qua, con questo gentiluomo. Vi racconterà una storia, voi ditegli di sì, e bla 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 bla, ci darà anche il Bike Wusher. Il Wusher sarebbe un tagliandino gratis per avere una bicicletta che ritireremo dopo a Celestopoli. Qua invece c'è il Pokémon Market, come al solito, che si trova in tutte o almeno quasi tutte le città. Lo vedremo dopo, molto più avanti nel gioco, perché non in tutte. E qui invece è Route 11, pieno zeppo di allenatori e io ta-ta! Li ho affrontati tutti, ci sono voluti 20 minuti quasi, con Oddish a livello 18. L'ho allenato, Mankey a livello 23, PJ al 22, Pikachu al 21. La parte sta per terminare, votate, commentate, iscrivetevi, ciao, dai, 78.